Oggi Minecraft è il sesto episodio, giusto? Allora, per quanto riguarda la giornata di oggi con Minecraft, non ho proprio le idee super super chiare, nel senso che devo pensare cosa andare a fare oggi. E voi mi aiuterete con qualche consiglio, qualche hint? Dai, consigliatemi qualcosa da costruire, ragazzi, dai, ditemi cosa dovrei costruire, a parte la piscinetta delle Hot Tube Beaches. Ma non posso fare la statua delle serpi. Ma queste cose, raga, se ci fosse Giorgia nel server tranquillamente, ma io non le so fare. La cosa delle... Mamma mia, Barca, ti prego, vieni su Discord. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Quindi, solo pro tip dal barcone nazionale? Certo. E qual è questa pro tip? Mi dica un po'. Fare le botole per l'acqua, così non si cade nel buco. Nei buchi. Che c'è? Tu non eri quello che cadeva nei buchi delle 08. Cosa? Non ho mai conosciuto una 08 in tutta la mia vita. FBI, opera! No, nel senso, quando avevi 8 anni non eri mai fidanzati, non avevi mai la fidanzatina a 8 anni? Ma stai prendendo legno per fare le botole? Perché? Per fare le botole, il pro tip che ti ho... sembra carina l'idea. No, infatti sì, cioè è carina. Figata, la devo fare forse con questo tipo di legno, perché sennò quell'altra è tipo la botola chiusa. È brutta, sì. Ma che bella stalla. Perché 4 adesso? Ah, mo vediamo. Leggi. Stalla. Vegan free. Sembra uno di quei tipo campi di concentramento per animali. No. No, dai, che brutta cosa, dai, poverini. Così, se vai a vedere... No, basta. No. Hai rotto i questi ti... servizi del... Ascoltami, animali. Ora, madonna, muti il microfono. No, eccomi, ragazzi. Poverino. Un attimo, un discorsetto istantaneo con qua il signore egregio Barchetta. Però lì nell'angolo, mentre vai verso la casa, quella là, diciamo a forma di animale, lama, lì devi allargare di più. Sembra stretta. Ma la è da 4? No, a sinistra. Lama. Non è un lama, è la casa della strega. Beh, non è qua comunque. Cioè, hai pavimento da 2, dovresti fare tipo da 3. Dai, allargarlo. Ah, dici. Dici così? Ma fa strano così. Quindi voi, raga, mi consigliate di andare a prendere lo spawn vecchio normale? Quello di scheletri fallo. Lo avevo degli scheletri, se non sbaglio. O scheletri o ragni, non mi ricordo. Quindi in realtà è qua vicino. Ma io forse me lo ricordo, raga. Era tipo il dungeon qua vicino. L'abbiamo trovato tipo 2 giorni fa. Scavo doppio perché non mi fido. Only pro tip. Eccola, esatto. Guarda, è preciso proprio. Quindi dovresti fare 8 blocchi per mettere l'acqua, in modo che arriva... L'acqua deve arrivare esattamente... 8x8 deve essere. All'inizio di dove si cade. Esatto. Questo è un 7x7. E devo scavare tanto allora. È giusto? 1, 2, 3, 4. Ora poi devo scavare tipo 15 blocchi da qua. Ma poi devo scendere qua giù dopo? Devo fare la mia stanzina qua sotto? Sì, esatto, qua sotto devi fare la stanzina. Immaginati che adesso dove stai tu in questa posizione ci sarà lo scheletro. Quindi devi mettere lo slab sotto i piedi. Cioè vicino ai piedi. Io mi devo fare una stanzina tipo qua dentro. Esatto, scegli tu dove bucare, in che direzione e fatti una stanza. Sali con l'acqua, sali tipo... Capito che metti l'acqua sopra, la togli e la metti, la togli e la metti, la togli e la metti e sali. Non va. Sì, devi prendere la col secchio e va. No. C'è stato un problema tecnico. Quindi la devo prendere? Sali sopra, poi la prendi, riguardi sopra e la rimetti, capito? Prendi subito, guardi sopra e la metti. Madonna, se muoio di caduta, te lo giuro, ti bestemmio. Fallo velocemente, vai. Barca, devi tryhardarla, vai. No, Barca, sono in hardcore. Barca, no, sono in hardcore. Ma non cadi, ma va. Non mi fido di te, no. Ma te lo giuro, vabbè. Sì, poi perdo l'hardcore. Testa di cazzo. Beh, si buca, cioè, sali...
Non sali da qua, sali da qua. Sali e scava sopra di te nel caso. Io... Che stai salendo così? Mantengo le distanze. Ma devi comunque coprirla quella... Devi comunque... Cioè, non... il buco è da uno, non da quel due. Quel buco va coperto? Il buco... Il buco la... Cioè, no. Il buco va... Un buco c'è. Tu non stai facendo due di buchi, capito? Quindi devo occuparlo in realtà questo buco. Quello di sinistra sì, va occupato. No, questo qua di fronte. Quello là che stai guardando sì, deve essere tutto occupato. Allora saremo questo... in quel modo, santo Dio. Minchia, che scena. Per uno, Dio, bello. Fasene costretta a fare le tre. Vedi, io volevo fare qua la stanzina mia. Lo so, ho capito. Allora, la stanza... o la faccio sotto e vaffanculo, con le casse. No, allora, ma ti spiego. Sotto, esattamente dove sta lo scheletro, sotto di lui ci deve stare l'hopper. Però sopra l'hopper... Sopra l'hopper ci va un coso di lana di tappeto, il tappeto di lana. Perché sennò non prendi l'esperienza. Quindi okay, dovrai andare a farti a casa, il tappeto di lana. Ok, e l'hopper è facile da fare? Serve solo il ferro, serve 5 di ferro. E le casse per posare la roba che faccio? Dove le metto? Giù qua sotto? Sotto, la stanza di sotto è quella inutile. Poi devi crearti due casse che vanno sotto l'hopper. E ti ho detto, poi ti serve l'hopper e il tappeto di lana. Allora mi vado a fare questo cavolo di hopper. Vado un attimo a casa. No, l'hopper lo puoi fare già qua. Però è inutile che lo fai perché non hai il tappeto di lana. Esatto, ok. Quindi prendo un po' di legna, tappetino, faccio l'hopper. Facciamo allora due casse. Ce l'hai. Erano già qua, infatti. Due, giusto? Sì, due. Anzi, tre. Te ne servono tre, perché per fare l'hopper te ne serve una e poi due che vanno sotto. Ok, e l'hopper come si fa? È la cassa al centro e 5 di ferro intorno. Uno sotto e due ai lati. La cassa al centro del crafting. Ok. Uno sotto e due ai lati partendo da sopra. Tramon. Sinistra, destra. Ok. Trimone, se non l'avevo letto. Questo. Vabbè, sti robi metteteli nella casa degli enchanter, no? E così incantate, sì sì. Posso ritornare allo spawner a questo punto, no? Sì. Quindi blocca la caduta. Cioè, ammazzali e poi blocca la caduta. Allora, qua l'hopper. Ma blocca la caduta, Marti. Fatto. Ok, bravo. Qua l'hopper. Sì. Però aspetta, metti prima le casse sotto. Due casse sotto. Così. Però l'altro buco, Marti. Questo non è il buco del dove cadono. Ma la blocca. Ma mettici l'hopper sopra. No, devi mirare la cassa. Quando la metti devi puntare la cassa. Devi premere control e mirare la cassa. Giusto? Metti il tappeto sopra l'hopper. E però poi non posso aprire la cassa? Devi andare sotto. Poi vai nella stanza di sotto e buchi sopra e trovi la cassa in pratica. Beh, direi che l'abbiamo completato comunque lo spawner. Cioè è finito. A posto. Ho fatto quello che devo fare, no? Easy. Poi domani lo abbellisco per bene, chat. Ora no. Però abbiamo fatto lo spawner. Domani voglio abbellire questa scalinata. Anche perché vorrei fare la scalinata doppia, perché almeno è più veloce. Oggi non abbiamo scavato, raga, però ci sta, c'è stato Stonks lo stesso. Ti ricordi il video, dopo devi dirtelo, il video di Nocci del ragazzo che spiega Eobine? Ah, sì. Abbaglia quella voglia da gallina. E se tra poco mia sorella non abbassa la voce, l'ho chiuso nell'armadio. Chissà adesso se è grande, chi è quel ragazzo? Io direi che oggi, raga, non abbiamo farmato miniera, ma perché alla fine abbiamo farmato miniera 5 giorni di fila, quindi ci sta. Poi abbiamo fatto l'XP, e domani voglio solamente farmare XP su XP e fare gli incantesimi. Devo fare gli incantesimi, mi serve il piccone della Madonna. Bada! Preciso! Eccolo. Dai, è carino, chat. Oggi non abbiamo fatto moltissime cose. Abbiamo fatto alla fine giusto un piccolo sentiero per abbellire. Abbiamo fatto la farm d'XP, più che altro l'ho dovuta capire perché io non l'avevo mai fatta questa cosa, quindi anche per me era una roba abbastanza nuova. Raga, a stasera. Un bacione, fate i bravi, ci vediamo dopo. Ciao raga, fate i bravi, mi raccomando. No, vi meno, vi lincio.